Freud, da che cosa nasce la forma politica? Dal parricidio. I fratelli uccidono il padre perché il padre aveva il monopolio delle donne, eccetera. I fratelli uccidono il padre e poi introiettano la violenza compiuta come tabù dell'uccisione del padre, cioè come superio, come coazione all'ordine. Noi viviamo, obbediamo alla legge perché siamo, perché la legge è la vendetta del padre ucciso. Poco bello, poco rassicurante. Certo non obbediamo alla legge perché vediamo in vita il nostro padre. Quando egli era in vita lo odiavamo, lo volevamo uccidere. Certo non obbediamo alla legge perché abbiamo costruito attraverso il contratto razionale la figura del sovrano. No, obbediamo alla legge perché abbiamo ammazzato il padre e egli da morto si vendica facendoci obbedire a un sostituto del padre, la legge. Girard va oltre la violenza e il sacro. Naturalmente quello che ho detto era totem e tabù. Girard, la violenza e il sacro, siamo più 60 anni dopo, dice: ma perché Freud si è fermato a vedere solo l'omicidio del padre? Perché non ha fatto l'ultimo passo? L'ultimo passo è vedere a fondamento della società l'omicidio di tutti verso tutti, cioè la cosiddetta violenza mimetica. Questo è l'origine, questo è praticamente lo stato di natura, questa è l'origine della persona collettiva. Come? Beh, la persona collettiva serve a bloccare la violenza mimetica, cioè la violenza, la possibile violenza di tutti contro tutti per imitazione, no? C'è l'omicidio, allora per imitazione si sparge come un virus l'uccisione. Come la si blocca? Con un'uccisione. Ecco. Con l'uccisione del capro espiatorio. Che, ultimo prodotto della riflessione di Girard, poi è l'ultimo capro espiatorio, cioè non solo un banale capro espiatorio che deve essere continuamente sacrificato. La presa in carico di questa dimensione negativa della produzione della persona collettiva e il blocco definitivo, cioè quello che ha pagato per tutti, ovviamente è Cristo. L'ultimo capro espiatorio. Senza il versare sangue non si blocca il versamento di sangue. L'ordine, il noi collettivo, è un noi che può esistere perché qualcuno ha placato nel sangue la tendenza al versare sangue in modo indiscriminato. La persona collettiva è una persona non razionale, è una persona sacrificale. Schmitt. Schmitt è come dire: non ci sono padri e non c'è nemmeno il capro espiatorio. Il rapporto amico-nemico strutturante la politica non può essere fermato, può essere soltanto momentaneamente tenuto sotto controllo, neutralizzato attraverso una sovranità che lo neutralizza perché lo esercita. Dunque non certo una sovranità razionale liberale, dunque tirando le somme la persona pubblica non esiste. Esiste sempre e soltanto una persona parziale in lotta attuale o potenziale contro altre persone parziali. Non a caso questo giurista distrugge il grande mito costruito dal pensiero giuridico tedesco nell'Ottocento, il mito della personalità giuridica dello Stato, cioè una derivazione per raffinamento della sovranità hobbesiana. Lo Stato è sovrano e in quanto sovrano è una persona.
E Schmitt dice, ma che persona? Quando va bene ne è due, in lotta fra di loro. Stato e antistato. Cioè, è praticamente una lettura, paradossalmente, per questo autore non certo di sinistra, fortissimamente debitrice di Bakunin. Cioè del fatto che non esiste un ordine, non esiste una persona. La maschera è sempre spezzata. Dietro di essa si vede non un volto, ma si vede una guerra.